C'è un'insoddisfazione soprattutto tra gli ambulanti della fiera proprio perché cioè, ci prendono, ci spostano, ci vanno. Oggi abbiamo fatto questo cartello, cioè, vuol dire poco e vuol dire tutto insomma. La fiera antiquaria torna nella sua sede naturale, ovvero le vie del centro storico aretino, un nuovo percorso che rappresenta un ritorno alle origini ma che ha creato qualche malcontento. Io sono contento di tornare in centro, cioè il prato per me era molto scomodo, polvere, mancanza di servizi. Il ritorno nel centro storico ha però visto una nuova disposizione che ha acceso la rabbia di alcuni antiquari. La fiera sembrava prendere una piega diversa dal solito, eravamo tutti raggruppati, insomma si era creato un bel contesto, adesso qua sembriamo tutti quanti un po' spesati. Quindi speriamo che o si ritorna alla normalità per tutti qui e tutta la città o tutti quanti sul prato. L'inevitabile distanziamento tra i banchi, almeno 2 metri l'uno dall'altro, ha infatti portato alla rimozione di alcuni posti e al conseguente spostamento. È troppo dispersiva, non è la fiera antiquaria che doveva essere. La fiera spostata dal prato al centro è bella quando si torna. Magari con le dovute distanze, ok, ma non in questa maniera, un po' su Corso Italia, su Piazza San Francesco, 4 banchi e basta, insomma, no, penso che siamo tutti scontenti. Malcontento anche tra alcuni spuntisti costretti per la prima volta nella storia a dividersi dai titolari, loro infatti sono rimasti al prato. Ci ha messo in piccionaia, come si dice in Toscana, e ha lasciato quelli col posto fisso giù e il resto l'ha messi tutti al prato, che ci si può stare ora che è estate al prato. Ma se a ottobre, novembre, dicembre, io spero che si ritorni tutti giù.